Ciao carissimi, bentrovati in questa seconda domenica del tempo di Quaresima. La liturgia della parola di oggi è più che altro spettacolare, piena di doni. Pensiamo un po' alla stessa lettura del Vangelo, siamo al capitolo 9 del Vangelo di Marco, dal versetto 2 al versetto 10, e famosissimo brano della Trasfigurazione. Gesù porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e c'è questa metamorfosi, questo è un po' il termine greco che viene utilizzato. Quindi Gesù vive un cambiamento, se così possiamo dire, mostra ciò che realmente è. Viene trasfigurato, le sue vesti diventano splendenti, bianchissime, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Gesù si presenta con la sua bellezza ed è bello poter incontrare Dio nella sua bellezza. Spesse volte la nostra fede potrebbe passare per un moralismo, potrebbe passare per precetti da osservare, qualcosa di estenuante, qualcosa di pesante. Ecco, Gesù invece mostra la bellezza di quello che lui è, la bellezza di quello che gli accadrà anche dopo la passione, perché è inevitabile, ognuno di noi passa attraverso il crogiuolo anche della sofferenza per alcuni versi, lo stesso nascere. Uscire fuori dall'utero di nostra madre, ecco, è un venir fuori anche nella sofferenza. E allora ecco che la gloria che Gesù manifesta fa capire molto bene come quello che ci attende è qualcosa di bello. Quindi è vero che Gesù sta andando verso Gerusalemme, sta andando verso il suo sacrificio, la sua morte, ma ciò che l'attende è la gloria. Ed è quella bellezza che ha mostrato sul monte davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni in compagnia di Elia e di Mosè, che stanno a sigillare, ecco, la veridicità di questo Messia. Ma nello stesso tempo c'è una voce e il Padre che ci dice di ascoltarlo. Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Quell'ascolto attento della voce del Signore, quell'ascolto che anche nella prima lettura tratta dal libro della Genesi, siamo al capitolo 22, vi invito a leggerlo un po' tutto, ecco il sacrificio di Isacco, quindi Abramo ascolta la voce di Dio, non mente il Signore, quindi se mi ha chiesto questo sono chiamato a farlo, ma nello stesso tempo sappiamo come poi interverrà, perché nel momento in cui Abramo stava per sacrificare il figlio, ecco l'angelo di Dio interviene, c'è un ariete che prenderà il posto di Isacco. Bene, questo ascolto attento, certe volte fare anche ciò che per alcuni versi sembra incomprensibile, perché l'ha detto Dio è salutare. Abramo viene messo alla prova ed è vero che ciò che conta nella nostra esistenza e seguire la voce del Signore, la voce di Dio, perché la vita stessa ci richiederà anche gli affetti, la vita stessa ci richiederà anche i beni. Quando noi lasceremo questa terra, cosa porteremo con noi? Ciò che invece ascolteremo sempre sarà la voce del Signore, che ci condurrà ai pascoli della vita eterna, che ci aiuterà, ci toglierà dal buio della morte per vivere nella Gerusalemme del cielo, nella pace eterna, in sua compagnia. Ecco perché è vero, è degno di essere ascoltato il Signore. Lui si è acquistato anche la nostra credibilità, perché, come abbiamo ascoltato nella lettera ai Romani, al capitolo 8, versetto 31-34, se Dio è per noi, chi è contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi. Non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Ecco la nostra fede, la bellezza, perché Dio ha fatto già qualcosa per noi, ha fatto tantissimo. Noi accogliamo i frutti nella nostra vita e viviamo di quella bellezza che il Signore Gesù ci ha mostrato. Dopo la trasfigurazione, Gesù, questa nube che copre tutta questa scena, la nube scompare e rimane Gesù solo. E Gesù si fa nostro compagno di viaggio, noi vogliamo seguirlo. Che bello, la bellezza della fede. Oh, quello che ci attende è qualcosa di spettacolare. Quindi viviamo di bellezza, viviamo di questo. Non guardiamo sempre le cose negative, al pessimismo, le cose che non vanno. Guardiamo alla bellezza che il Signore ci ha fatto, ci ha mostrato. Un abbraccio a ciascuno di voi e vi auguro una buona e una santa giornata.